Sì, è un momento bellissimo perché per me rappresenta un ritorno al passato, a questo campo che ci ha visti negli anni 70, timidi e scarsi giocatori anche del Taormina Juniores, ma soprattutto mi riporta in mezzo a tanti amici, a tante persone con cui abbiamo condiviso una vita, non un'età della vita, ma tutta la vita. E rivederli ancora con la voglia di fare, di fare sport, di fare soprattutto comunità, vicinanza e amicizia assieme è una cosa bellissima. Per questo tenevo ad esserci nonostante qualche acciacco di questi giorni. Pronostico della partita di oggi tra Taormina e Old Star. Risultato e marcatori. Allora, la partita è un pochettino difficile perché siamo equilibrati, ma loro hanno qualche cosa in più in confronto a noi. La partita spero che vinciamo 3-1 noi. Con gol di chi? Da Salas e altri due o tre giocatori, non so i nomi, non so la formazione che scende in campo. Comunque 3-1 per gli Old Stars allora. 3-1 per gli All Stars, sì. Aldo Carpita, oggi avete vinto 2-0 contro gli Old Stars. Sì, un risultato molto importante, anche perché mancavano molte assenze come Piero Ferrante, Roberto Merlino, Magazzù, Giovanni Caltabiano, Tadi Pambari e tanti altri. Comunque è una partita più che altro amichevole per augurarci il buon Natale a tutte le famiglie. Una cosa, diciamo, amichevole tra noi vecchie glorie. Aldo Carpita si conferma una sicurezza sulla fascia. Ma è un doppio ruolo perché sono nato da centrale, sull'uomo, sul centravanti, diciamo, antico. Adesso mi sgancio e faccio l'esterno destro, avendo buona duttilità sulla corsia, che sono abbastanza veloce. Allora, ci devi dire che è stato il miglior giocatore e il peggior giocatore della giornata. Peggiore non potrei dire perché sarei offensivo verso qualcuno. Come migliore ho visto un Curcio in gran forma, un Franco Ranieri, Raimondo Costantino sempre, non si discute anche perché sta giocando e allenato quest'anno. Tonino Turiano, la palla ai piedi è sempre forte. Ma un po' tutti hanno. Secondo me eravamo più quadrati in campo e abbiamo sofferto meno, tiravano dalla distanza. Un voto all'arbitraggio di Pippo Casà. Un bel 7. Un 7 si è dimostrato molto sicuro nei giudizi. Qualche fuorigioco forse fischiato, però è da capire perché oggigiorno comandano i guardialini più che altro. L'arbitro non è facile valutare. Sono con lui, infatti con lui, non per difenderlo. Biagio Nassi, la squadra dei Taormitici è una tua invenzione. Sì, ti ringrazio Saro, questa è stata un'idea mia. 15 anni fa abbiamo organizzato tutte queste belle partite, tutti quanti. Ho creato questa squadra che diciamo che tutto quello che in 5 anni abbiamo vinto qua a Taormina, dalla seconda categoria all'eccellenza. E così ho raccolto tutti i giocatori del 90 e 95 e dopo tanti anni ci siamo rivisti e abbiamo ricreato questa squadra. Abbiamo fatto diverse manifestazioni sportive, come tu sai abbiamo fatto questa manifestazione per ricordare l'ispettore Raciti per i fatti purtroppo che sono successi. Facciamo diverse manifestazioni, diverse partite a livello per incontrarci tutti quanti e trasmettere, stare insieme una serata tutti quanti dopo che discutiamo queste partite qua, diciamo. Oggi cedo, diciamo, da direttore generale, passo la mano a Piero Curculuto, che lui oramai ci vogliono forze nuove. Io oramai a 51 anni, diciamo che ho dei piccoli problemi di salute. Però sono sempre vicino alla squadra, a tutti quanti, anzi colgo l'occasione per augurare a tutti i taorminesi un buon Natale, in particolare anche tutte le squadre di calcio Taormina, vedi l'Atletico Taormina, lo Sporti Taormina, tutto il settore giovanile, il Triskel Taormina, dimenticavo, scusami. E niente, auguri di buon Natale a tutti quanti, è inutile che sono ripetitivo, ripeto, auguro buon Natale a tutti quanti, che sia un Natale di tranquillità, di amicizia, di pace e tutto il bene che vogliamo per tutti quanti noi. Oggi grande divertimento in campo, ma anche grande agonismo. Ci sarà qualche scaramuccia, qualche protesta contro l'arbitro. Ecco, queste sono le cose che purtroppo mi fanno un poco male, perché sai, c'è sempre lo spirito battagliero, che è una cosa che ci sta, ci può stare, però diciamo che
non deve finire in certi modi, zuffe e cose varie, non c'è stato comunque. Però lo spirito della partita deve essere, ripeto, un incontro fra tutti quanti, divertirci, questa è la cosa importante. In conclusione, anticipaci i premi che consegnerai stasera con la targa a chi verrà consegnata. Sinceramente ancora mi devo incontrare con la giuria, però diciamo che il miglior portiere è stato Emanuele Passalacqua. E miglior giocatore ancora la giuria mi deve dare il nominativo. Per quanto concerne il giocatore dai piedi più ignoranti, diciamo che vince Bastiano Silicato, ma non per i piedi ignoranti, attenzione, diciamo che per i tre gol facili davanti al portiere che ha sbagliato, solo per quello. Sebastiano Salas Silicato, Biagio Nassi ti premierà come giocatore dai piedi più ignoranti, non per i tuoi trascorsi che sono sicuramente gloriosi, ma per i tre gol facili sbagliati oggi sotto porta. Io intanto ringrazio Biagio Nassi e tutta l'organizzazione, mi sono divertito tanto e voglio ringraziare pure l'arbitro Casà, mi sono divertito tanto, ci siamo divertiti tutti e voglio ringraziare pure ex assessore Celona che mi ha invitato a questo evento, che è il primo evento che faccio a Taormina con tutti i taorminesi e compagnia. Grazie veramente e auguri a tutti. Ecco, la targa che riceverai come giocatore da piedi più ignoranti, dove la metterai? In bacheca insieme agli altri trofei oppure in uno scantinato? No, la targa che riceverò sarà messa in bacheca insieme alle altre coppe che ho. L'accetterò volentieri perché oggi ho sbagliato troppi gol per me. Oggi grande divertimento in campo, ma per voi una sconfitta che brucia. Ma io non so quanto brucia, per dire la verità, per noi era estremamente importante, ecco, partecipare e organizzare questo incontro tra vecchi calciatori. È stato un momento di grande aggregazione, ci siamo divertiti, fortunatamente nessuno si è fatto male in modo serio, se non io con qualche acciacco per colpa di qualche attaccante della parte avversaria. Tuttavia queste cose ci possono stare nello sport e li dobbiamo accettare. Quindi è stata una serata all'insegna dell'amicizia e del divertimento. Questo è lo sport e questo deve essere sempre sport. Quindi mi auguro, anzi quanto prima organizzeremo un'altra partita, forse verso il Carnevale, per diciamo riavere una rivincita. Ma tuttavia se non riusciremo ad avere questa rivincita e vincere non ci cambia la vita più di tanto, è importante che stiamo assieme e ci divertiamo.